con Roberto Maggio nell'immediato post partita di gara 2. Allora Roberto, chiudiamo questa serie senza necessità di ricorrere a gara 3, una grande prestazione da parte dei ragazzi, non era facile perché abbiamo affrontato una squadra che non ha mollato mai. Sì, non è stato facile, noi abbiamo dato una bella botta alla partita, siamo portati un bel vantaggio, loro ci hanno sempre recuperato, sono sempre stati lì, non hanno mai mollato, però questo è positivo per noi, che anche noi alla fine non l'abbiamo mai mollato, abbiamo fatto il nostro gioco, siamo usciti un po' fuori dagli schemi, ma era normale contro di loro, sapevamo che questo è il loro gioco, però ce la siamo cavata, alla fine abbiamo portato a casa e ora ci riposiamo un po'. Roberto, non era facile perché questa è una squadra che anche in regular season è riuscita a superare anche San Severo, una squadra che in casa si esalta, tende ad esaltarsi, però c'è stata una buona prestazione anche dal punto di vista difensivo e poi nel terzo quarto la squadra ha saputo attendere il momento per aggredire la partita. Sì, no, noi aspettavamo il momento giusto, l'abbiamo fatto anche nel primo quarto, nel secondo e anche nel quarto, solo che loro ogni volta ci hanno ripreso, quindi non siamo mai riusciti a dare il break decisivo per portarci, diciamo, in avanti. Questo soprattutto merito loro, più che il demerito nostro. Però ti ripeto, alla fine l'importante era vincere di 1, di 10, di 20, questo lo sapevamo che non era un campo facile, come hai detto tu, di San Severo, quindi vincere questo è importante. Adesso Roberto, si chiude quindi in anticipo questa serie, un po' di tempo in più per riposare e poi testa la semifinale, che arrivi Chieti o che arrivi da Lewis, due ottime squadre, ci sarà bisogno di preparare bene quella serie. Sì, non sappiamo ancora chi verrà, che affronteremo, con Chieti sarà del tutto un'altra serie perché affronteremo fuori casa. Con la Luis in quel caso sarebbe il vantaggio campo, però ora non ci interessa, tanto le partite bisogna vincere, che sia in casa che fuori casa, quindi aspettiamo il loro risultato, vediamo chi ci spetta e poi pensiamo a loro. Grazie mille Roberto.